Amici e amiche di la CTV, la caduta dei capelli è un fenomeno fisiologico che interessa veramente tutti durante alcuni momenti dell'anno. Quando però la soglia di ricambio non rispetta determinati standard che durante la puntata vi spiegheremo bisogna preoccuparsi perché la bilancia non deve mai spostarsi verso la caduta. Ne parleremo oggi con il dottore Luigi Sala che è medico specialista in chirurgia plastica. Buonasera, buon pomeriggio. Buonasera, pomeriggio, buon pomeriggio. A tutti. E allora la caduta dei capelli è un fenomeno che interessa tutti, interessa lo dicevo tutti, in, alcuni in alcuni momenti dell'anno, in alcuni momenti dell'anno partiamo da qui. Perché avviene? In genere in primavera e in autunno. Diciamo che noi, è vero che siamo persone, però il genere umano è un animale in fondo, no? Quindi praticamente noi rispettiamo la natura, nel senso che eh, negli animali c'è la punta. Praticamente tutti i peli vengono a cadere in un determinato periodo e poi ricrescono. Nell'uomo questo è in parte vero, nel senso che non viene a cadere tutto il pelo dell'uomo, ma mosaico diciamo, per cui c'è un parziale dilatamento e però successivamente c'è una ricrescita. Che è rigenerante quindi. È rigenerante, aiuta, serve. Senta perché è proprio in primavera e in autunno? In autunno perché a distanza di tre mesi dai danni dell'estate, il sole, il sale del mare, eccetera, quindi è uno stress per, per il pelo, per il bulbo e quindi c'è un aumento della caduta nel periodo autunnale. In primavera? In primavera perché c'è lo stress dal freddo. Periodo invernale, quindi in gennaio-febbraio molto freddo, neve, eccetera, e quindi c'è anche in questo caso uno stress del bulbo pilifero e quindi che si ripercuote a distanza di 3-4 mesi con una leggera caduta, Ma diciamo. si può proteggere il capello, ad esempio, mi viene da pensare, siamo in estate, in questo periodo estivo, per limitare Beh, quantomeno certo, la caduta e per mantenere il capello eh, più sano possibile. Sicuramente. Come? Le normali, le normali abitudini, le sane abitudini, senza evitare il sole molto intenso, e quando si va al mare, lavarsi subito i capelli con lo shampoo, senza lasciare il sale ai capelli. Non basta solo l'acqua la corrente? No, si utilizzano poi anche delle lozioni protettive, diciamo, che aiutano in parte, diciamo, non sono determinanti, però il loro aiuto... E lavaggi sì, sì. Sa, i lavaggi insomma, frequenti? Perché d'estate si sa che... I lavaggi capelli... frequenti non sono molto indicati, diciamo che il capello va lavato a giorni alterni, dico io, almeno tre volte alla settimana, perché quel minimo di unto è fisiologico, serve, aiuta il capello. Una protezione, e quindi negli altri giorni, in cui magari abbiamo fatto il bagno a mare, basta sciacquarli solo Beh, con no, acqua? No, questo, questo eh, normalmente, quando si va al mare lo shampoo, bisogna farlo perché, anche sei volte, anche, sei, 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 eh, sette certo, volte? certo perché il sale è deleterio per il, per il cuoio capelluto. E allora ora entriamo uh, più dettagliatamente invece nel tema che riguarda ed è il crucio di molti, la caduta dei capelli. Quando bisogna preoccuparsi, noi prima dicevamo c'è una soglia di ricambio che non desta preoccupazione. È fisiologico. Ecco, in cosa consiste qual è la, lo standard eh, noi, di questo soglia? Noi dobbiamo soglia. tenere conto il cuoio capelluto ha dai 100 ai 150.000 capelli, per cui è fisiologico che 80-100 capelli al giorno cadano. E 80-100 capelli ricrescono. Ogni giorno per tutto l'anno? Per tutto l'anno. Naturalmente noi vediamo soltanto quelli che cadono, quelli che ricrescono non riusciamo a valutarli. Però tante volte magari facendo la doccia, nel piatto della doccia troviamo 50 capelli, ci impressioniamo, dico oddio stiamo perdendo i capelli. Non è vero, perché nello stesso momento 50-100 capelli stanno crescendo. Il discorso è diverso quando comincia ver a verificarsi il diratamento, ma quello è evidente, si, a vista d'occhio si vede che c'è un parziale dilatamento della, della, della quindi capelli. Quindi i capelli so. cadono ma non ricrescono? In questo caso la bilancia si è spostata verso la caduta, quindi cadono più capelli di quelli che stanno crescendo. Allora, parliamo di calvizie in generale, no? quali possono essere le cause che provocano la caduta dei capelli? Si sente spesso parlare di stress piuttosto che Nelle calvizie di calvizie in generale? Sì, certo, diete, diete alimentari molto ferre, piuttosto che traumi, stress eccetera. Anche se traumi la... di che tipo? Ma anche emotivi, anche lavorativi, familiari. Tutte quelle cause di stress possono indurre una caduta dei capelli, Anche che però è sempre temporanea, diciamo. Ah, in quel caso insomma. In quel caso è temporanea. Invece è definitiva quando parliamo di calvizie androgenetica. Che ne parleremo tra poco, quindi nel caso in cui il, la caduta dei capelli è provocata da uno stress piuttosto che da una cattiva alimentazione eh, se ne è esce temporanea, sì, il è temporanea, termine. sì. E come, inte, bastano degli integratori per ridu ecco. ridurre i fattori di stress naturalmente, eliminarli se possibile, e aiutarli con, con una dieta equilibrata, con magari del, degli aminoacidi che servono per favorire il, il trofismo del, del bulbo pilifero. Anche il fumo incide, è vero? Il fumo incide molto, il fumo incide molto, sì. E ora invece parliamo della, calvi, della calvizie androgenetica. Androgenetica che è la causa spieghiamo più importante di caduta di capelli. Che è la causa più importante di caduta di capelli, e eh, che colpisce ovviamente gli uomini e le donne. Di cosa stiamo parlando? Quindi quando parliamo di calvizie androgenetica? Allora, eh, se mettiamo la prima diapositiva, ci Facciamo aiutare dalla fare, grafica. Sì, discorso, ecco. Qui si vede benissimo. Allora, normalmente. Questo è il cuoio capelluto e si vede la sensibilità degli orm sugli ormoni androgeni a parte della, dei bulbi peliferi. Allora, normalmente nel, nel ragazzo, diciamo, l'attaccatura è molto simile all'attaccatura femminile. Poi alla pubertà cosa succede? Succede che nella zona segnata dalla T, che è caratterizzata dal fatto che questi tipi di bulbi sono sensibili al testosterone, che succede? C'è un fisiologico diradamento, un arretramento dell'attaccatura con eh, la formazione dei recessi frontotemporali, praticamente si, si tratta di questa zona qua. Ed è normale, assolutamente normale. E questa è una caratteristica eh, sessuale, della... sessuale del, del maschio: nel maschio c'è il fisiologico, questa arretramento dell'attaccatura. Poi, se noi andiamo a vedere però subito dietro, dove c'è DHT, deidrotestosterone. Ecco, è qui che è il, il codice dell'alopecia della androgenetica. Nei soggetti predisposti questa zona è abitata, tra virgolette, da capelli che sono sensibili a questo ormone e quindi cadono. Se andiamo ancora indietro dove c'è il No, praticamente, quella è la zona donatrice. Qui ci sono, dei, guardiamo bulbi, ancora la grafica. Qui ci sono dei bulbi che sono assolutamente indifferenti all'azione ormonale. E questa loro indifferenza la mantengono in un eventuale trapianto, quindi nel trasferimento dei bulbi dalla regione occipitale alla regione dove i capelli sono caduti, viene mantenuta questa memoria genetica e quindi il capello ricresce come se non fosse mai stato spostato. Cosa causa? Ed è del trucco, trucco dell'autotrapianto dei capelli. Cosa è causa la il... calvizie la calvizienda, androgenetica? In che senso cosa causa? Ci sono fattori ereditari. Certo, androgenetici eh, si eredita la predisposizione alla caduta. Naturalmente ci vogliono anche altri fattori, però in genere è già determinante. E la soluzione sé. qual è? Solo l'autotrapianto? Allora, eh, in genere la calvizia androgenetica, intanto diciamo che interessa sia l'uomo sia il maschio che la femmina. Da lei vengono più donne o più uomini? Da me vengono più uomini, però quando il problema è nella donna è sentito ancora di più dell'uomo. Perché è vissuta in una maniera molto eh, sentita dalla, dalla soggetto dalla femminile, donna. dalla donna. sì. E allora, stavamo dicendo praticamente che. Che la soluzione è l'autotrapianto oppure ci sono altre. Allora, donne? io in genere mi comporto in questo modo: e la calvizie più è precoce e più è severa, diciamo. no? Per cui, spesso vengono da me dei, dei ragazzi anche di 20 anni, 21 anni, che mi chiedono subito il, di fare il trapianto dei capelli, giusto? Io in questi casi qua però cerco sempre di temporeggiare perché io preferisco fare il trapianto in un soggetto maturo, quindi dai 25-26 anni in poi. E a 18 anni, 19 anni questa maturità il ragazzo ancora non ce l'ha, per cui io cerco di tamponare questa fascia di età con dei, dei prodotti che sono, possono essere degli integratori piuttosto che il minoxid, che è un vasodilatatore, piuttosto che un ormone che la propecia. Però sono tutte. Terapie temporanee. Ci sono stati dei passi in avanti rispetto a quelle che sono poi le tecniche di, di trapianto allora, di capelli? Il concetto di autotrapianto è rimasto invariato dal, dai fine anni '50 quando è stato fatto il primo trapianto da Oren Drake, un tedesco trapiantato in America. Praticamente lui eh, scoprì che il capello prelevato dalla regione occipitale e trasferito in una sede dove il capello invece era caduto, continua a crescere come se non fosse mai stato spostato il concetto è rimasto tale e quale se andiamo avanti si può vedere l'evoluzione sì. del trattamento Ah, facciamo vedere con le slide l'evoluzione del trattamento dei capelli e, Sì, partendo insomma, avanti, da quelle sì. che erano ecco questa è la classificazione di Nordwood per quanto riguarda calvizie maschile c'è cioè anche quella femminile, andiamo avanti questa è la classificazione di Ludwig, femminile, andiamo, sì, andiamo avanti, avanti. Ancora avanti. Questi sono le, le i tipi di terapie che voi, che voi diciamo ecco, adottate. Terapie virgolettato perché in effetti non si guarisce dalla clevizia, non è una patologia e non si guarisce da questo tipo di problema. Le terapie che noi chiamiamo terapie in realtà funzionano fino a quando vengono utilizzate. Nel momento in cui si sospende l'assunzione di questi prodotti, c'è cioè un effetto rebound, quindi si ritorna indietro e quindi i risultati ottenuti... Si perdono progressivamente. E quindi, quindi l'unica terapia valida per la androgenetica è il trapianto dei capelli. E quindi progressi in avanti, lei prima mi diceva, Se noi andiamo, se noi se noi andiamo, andiamo a vedere col supporto della grafica. Ho fatto qualche diapositiva, si vede possiamo benissimo. vedere poco. Andiamo avanti. Come, come veniva effettuato. Ecco, queste sono. Il, il risultato nel fine anni 50, è, è orribile perché orribile. venivano trapiantate delle isole di 5-6 mm di diametro per cui il capello cresceva a ciuffo, capello effetto bambola. Quindi, quindi prima avevamo proprio quest effetto questo bambola, effetto bambola, questo trapianto sì, ad isole. E ora capiremo i passi in avanti, però prima rispondiamo al telefono pronto buonasera con chi parlo e da dove chiama. Buonasera, sono che siamo qui, volevo fare una domanda al dottore. Sì. Io ho una caduta dei capelli eccessiva, sto utilizzando le fiere ricostituenti, possono andare bene? Diciamo che eh, potrebbero andare bene, bisogna valutare bene la, la causa. Lei che lavoro fa? No, è già chiuso. Ah, eh, sì. Bisogna vedere, perché se è dovuto a stress, dire, bisogna chiara... risolvere prima il problema. La... Lo stress. Sarà, tipo, caduta, sarà già caduta la linea. La Quindi, stress. tipo la fiera ricostituente potrebbe andare Puoi bene, aiutare, ma bisogna sì, capire, sì, insomma, bisogna capire, sì. bisogna una le consiglia una, una visita. Certo, assolutamente. Allora, eh. ritorniamo tipo sulla grafica per capire torniamo un po' quali ecco. sono stati i progressi della, delle, il... della, delle, delle tecniche di trapianto di capelli. Ritorniamo alla grafica questo precedente. È il, concetto, è il concetto chiave, praticamente la regione occipitale è la zona donatrice. In questo caso anche nei soggetti predisposti i capelli durano tutta la vita. Questa caratteristica viene... No, torniamo indietro ancora. Facciamo vedere la grafica precedente. Questa caratteristica viene mantenuta nel trasferimento. Quindi, se noi prendiamo il bulbo dalla regione occipitale, e lo mettiamo nella regione frontale, il capello ricresce come se non fosse mai stato spostato dalla sede originaria. Mm. E questo è praticamente il, il trucco, tra virgolette. E come intervenite nel prelevare? Allora, e... se andiamo avanti, ci sono due tecniche: c'è la tecnica fusto e la tecnica fue. Tecnica fussa è proprio il taglio, si preleva proprio una striscia di colpo perluto. Di e c'è una sutura diretta margine con margine. Nella foe invece sono delle microisole di un millimetro di diametro che vengono prelevate, quindi si lascia aperto e poi si richiama. E poi vedremo, sole, vedremo poi col vedremo. supporto proprio delle, delle immagini. Intanto rispondiamo al telefono. Pronto, buonasera con chi parlo da dove chiama? Buonasera, Media Terra Sara Caranzaro. Io volevo chiedere al dottore Sara se il può essere fatto anche per risolvere i regamenti di sopracciglia e barba. Certo, poi Grazie. anticipato proprio l'argomento, ci sono dei casi particolari in quali il, il, il follicolo pilifero viene utilizzato pure nella ricostruzione, in genere post traumatico, dopo stione, sia di barba che di ciglia e di sopracciglio. E ne parleremo tra pochissimo. Certo. Ne parleremo tra pochissimo. Qui si vede appunto la tecnica... Concludiamo quindi il discorso dell'autotrapianto. Della, ecco, qui cosa accade? Qui viene suturato margine con margine per cui residua in mezzo ai capelli una cicatrice praticamente invisibile. Il capello lungo un centimetro non si vede assolutamente. Il capello rasato a zero, ma non è il caso di chi si sottopone a un trapianto di capelli perché è inutile poi rasarli a zero. Si vede proprio una, una linea e basta. Questa è la striscia di quello capelluto che viene prelevata e poi sezionata. E, e si divide fino ad arrivare all'unità follicolare, proprio per dare una naturalezza che non c'era prima quando c'erano il prelevo con quelle isole molto spesse. Certamente, no? con quell'effetto cioè, bambola, bambola. Eh, ha reso bene l'idea. Eh, pronto? Buonasera con chi parlo, da dove chiama? Eh, sì, buongiorno, sono Dante. Eh, eh, io sono di Venezia, ma sono in vacanza in Calabria, sto vedendo la trasmissione. Volevo capire eh, se devo venire fino a lui per, per, per fare un intervento o se il dottore opera anche in sì, grazie. Sì. sì, io opero anche a Milano. Combinazione, non so di dove è il signore, però io opero anche. Sono stata a Milano. No, è già andato via. Eh, quindi lei si, lei, si trova, lei si trova anche a Milano. Anche a Milano, sì. Va bene. E, e quindi dicevamo dell'autotrapianto insomma, si fa questa incisione nella parte occipitale. Sì. E poi... e poi si sutura, per cui, come non aver preso nulla, perché il residuo una cicatrice davvero invisibile. Se noi andiamo avanti, invece, c'è la tecnica FUE, questa qua. E si utilizza un misto ricircolare: FUE? si prende proprio l'innesto. E poi verrà trapiantato eh, conte in contemporanea nella zona ricevente. Diciamo. E quindi si evita proprio quell'incisione? Si evita l'incisione, però non è vero che non si fanno cicatrici perché le cicatrici ci sono lo stesso, solo che sono puntiforme: sono a centinaia puntiforme. Qui si vede nel posto immediato e poi dovrebbe esserci anche una a distanza. Andiamo avanti: ecco Andiamo qui. avanti. questo nell'immediato, questo a distanza. Io in genere preferisco fare la FUS, quindi con il taglio. Insomma, i progressi se guardate, ci sono stati rispetto al passato. Sì, no, certo, sicuramente. Eh. sicuramente. Io utilizzo la tecnica FUS per cui si vede solo una linea. Al contrario, nella FUE, avete visto, si vede proprio centinaia di, di micro cicatrici, diciamo. Il paziente che viene da lei? Sì. E' spaventato. È allora, il paziente che vuole la soluzione sa, e quindi punta subito all'autotransplante. Quasi quanto me anche più di me perché si informa tantissimo. Ah. Sì, assolutamente. Mi fanno di quelle domande incredibili, sono molto preparati. È un problema molto sentito e quindi per forza di cose ci si, ci si informa prima di sottoporsi a un intervento chirurgico. C il intervento chirurgico è risolutivo comunque, nel senso che una volta trapiantato il capello dura tutta la vita e quindi eh, il, il paziente risolve il problema col trapianto. C'è stato un aumento negli ultimi anni per quanto riguarda la caduta di capelli? Che le no, è sempre, no, è sempre costante, diciamo, è sempre stato costante, non c'è un aumento. Magari c'è molto più chirurgia, nel senso che adesso si, ci si sottopone molto più facilmente perché l'intervento è molto più leggero rispetto a prima. Per cui ci sono delle tecniche eh, che hanno, hanno favorito poi un, posto, un decorso post-operatorio molto più leggero. Diciamo. I costi dell'autotrapianto eh, sono perché variabili. Molti, perché sono molti variabili. Non, non, non pensano ad intervenire in tal senso perché Ma i costi diciamo sono che rispetto, rispetto ai soldi che si spendono nei centri tricologici a Creme, Lozioni, Unguenti Miracolosi, eccetera, diciamo che sono molto inferiori. E anche rispetto al parrucchino stesso? Ah. E loro chiamano protesi, in realtà è un parrucchino appiccicato con una, una resina biocompatibile direttamente sul cuoio capelluto. Ma altrimenti perché insomma non può proprio permettersi la tua trapianto, lei consiglia non so, magari di, di rasarsi Beh, ci sono dei, dei soggetti che stanno molto bene con i capelli tagliati a zero, per carità. A me viene in mente Roberto Saviano piuttosto che Luca sì. Zingaretti, alcuni personaggi Willis, insomma pubblici che, sì, che sì. Insomma rendono Bisogna bene così. Di avere anche la fortuna però di avere un cranio gradevole, diciamo, no? Eh, sì questo, ah, sì, è vero, però, sì, questo è vero. Allora, prima una telefonata ci stava un po' permettendo di anticipare anche un altro tema sì. che invece riguarda la caduta delle sopracciglia. La caduta anche... Andiamo avanti, ci devono essere dei casi particolari. Che possiamo perché? commentare col supporto, perché sì. Perché l'autotrapianto e il bulbo non funziona slide. soltanto nella calvizia androgenetica, ma anche in alcuni casi particolari di difficile ris risoluzione. Andiamo avanti, questo è una, un esito di ustione, una ricostruzione del sopracciglio. Ah, dovuta, alle dovuta ad ustione. Dovuta ad esito di ustione, sì. Il bulbo pilifero è stato distrutto completamente, per cui il paziente si è sottoposto a un trapianto di sopracciglio. Andiamo avanti. Questo addirittura è addirittura un trapianto di ciglia, ci sono pochissimi specialisti al mondo che fanno questo tipo di intervento. Io sono tra questi. Ah, ecco. Sì, sono uno tra i pazzi tra... che fanno <ride> questo tipo di intervento, perché è un intervento molto delicato, molto particolare. Ma cosa può causare? Mi incuriosisce la caduta addirittura delle, delle ciglia. Ma sempre post-traumatica? In genere post-traumatica. Le infezioni? Ah. Sì. L'intervento è molto delicato. L'intervento è delicato perché bisogna dare proprio il verso giusto. Al, al bulbo, in modo che cresca in maniera fisiologica, diciamo, che non vada all'indentro per non creare dei problemi poi addirittura all'occhio. All e eh, certamente. Problemi di irritazione. E intanto rispondiamo a questa telefonata. Pronto buonasera con chi parlo da dove chiama? Salve, buonasera, sono Giovanni chiamo e chiamo da Catanzaro innanzitutto mh, mh, Grazie a tutti voi e al dottore che è così disponibile per eh, fare dei chiarimenti su questo problema. La mia domanda è, i capelli intrapiantati, perché non cadono, dottore? E poi la seconda domanda, i primi capelli quando iniziano a crescere? Sicuramente lo avrà detto, però sono pure impegnato con il bambino che mi tira a fare delle cose e sono stato distratto. Se mi può ribadire questi, questi due concetti che mi premono tantissimo per... Eh, eventualmente fare un, appunto, un, un, un autotrapianto, grazie. Grazie a lei. Prego. Dottor. Bene, dicevo, ripetiamo, praticamente io prendo, prelevo il capello che è indifferente all'azione ormonale maschile ed è un capello che mantiene questa memoria genetica anche nel trasferimento di sede, per cui dalla regione occipitale alla regione frontale il capello riprende a crescere. C'è un periodo di latenza perché dall'intervento in genere dal terzo o quarto mese e quindi rispondo alla seconda domanda della, del signore. Dal quarto mese in poi comincia a crescere il capello e cresce per tutta la vita, un centimetro al mese. Ok, quindi non, il capello ricresce, non, sì, sì. non ci sono insomma problemi? No, c'è solo quella fase di attecchimento, che dura circa tre mesi la crescita, poi dal quarto mese in poi comincia a crescere e non cade più. E non cade più. Allora, in... E non cade più, lo sappiamo perché il primo intervento è stato fatto nel 1959, per cui c'è un'esperienza decennale su questo tipo di eh, intervento. Non è che è un intervento che è stato inventato non so, tre anni fa, per cui mm. a distanza non sappiamo il risultato. Sono interventi che si fanno ormai da decenni. Certo. E invece per quanto riguarda anche le basette, stiamo sì, già vedendo le basette, questo è un caso singolare, no? uno può anche pensare, cioè, ma perché... Questo lo questo... vedo, cioè, mi permetta di dirlo, è più che altro legato all'estetica. Allora, eh, <ride> manca sia la barba che la basetta, allora sì. ci si potrebbe chiedere, ma come mai questa persona vuole, vuole fare soltanto il trapianto e la basetta? In realtà eh, lui è, una, eh, come si dice, è un cantante musica rock e quindi aveva bisogno del basettone e quindi abbiamo fatto questo tipo di intervento come vedete il risultato finale è praticamente assolutamente naturale e in questo caso invece il bulbo lo prendete sempre dai è sempre lo stesso prelevato ah. dalla regione occipitale sì. quindi sempre sì, insomma sì. dai va inserito in un determinato modo perché va inserito abbastanza eh, tangenziale alla, alla fuoriuscita della, sulla cute diciamo no? e voi intervenite e le slide ci aiuteranno sì. anche a capirlo nel caso di di problemi invece legati alla barba. Anche sì, facciamo anche il trepianto di barba, questo soggetto naturalmente gli mancava la, la, in alcune determinate regioni del viso la barba, lui sentiva il bisogno di avere un, un barbone, come si dice, lui, questo è un tatuatore, e aveva bisogno di avere, se vediamo la, la slide successiva, la eh, zona okay. donatrice è sempre la stessa come Quella, vedete. Quindi la parte occipitale. Sì, andiamo avanti. E si vede poi come è, com è cambiato questa è persona. E risultato sì, sì, sì. Rispondiamo a questa telefonata, poi certo. ho da porle una domanda al riguardo. Pronto? Buonasera, con chi parlo? Da dove chiama? Buonasera, sono Rosa, telefono da Mantea. Vorrei chiedere, eh, ho le ciglia molto corte e spesso le trovo sul cuscino dopo aver dormito. Eh, che posso fare per risolvere questo problema? Grazie. Le ciglia molto corte? Sì. Ci sono dei farmaci che aiutano a fare crescere le ciglia? Ah. Sì, sì. Quindi chiederà insomma in genere, al medico... In genere lo utilizzano gli oculisti per la cura del glaucoma, è stato visto che tra gli effetti collaterali c'è la crescita delle ciglia. E quindi, quindi consiglia a sì. questi farmici sì, magari sì, di sì, rivolgersi sì, al, medico, certo. al medico di base. E allora per quanto riguarda il trapianto invece legato alla barba, sì. lei lo consiglia sempre perché anche in questo caso io lo vedo un intervento un po' legato... All'estetica. Sì, direi di sì. Io non lo consiglio sempre. Devo prima capire le motivazioni. nel soggetto che abbiamo visto prima lui era molto motivato, forse per la professione, facendo il tautatore, voleva avere una, un aspetto abbastanza maggio, diciamo, no? E quindi ecco, qui si vede bene. E quindi lui riteneva indispensabile avere una barba bella folta. E Molti uomini soffrono invece spesso sempre legata alla barba, di alopecia, cioè queste chiazze che magari si formano per alcuni periodi della sì, vita però che però parliamo creano, di alopecia areata. In, in questo caso sono, sono, le volevo chiedere di cosa parliamo. Sono da stress, sono da stress in genere. Quindi come si chiama alopecia reata. Sono di cosa proprio si delle, delle zone tipo a disco, dell'alopecia a disco, diciamo. No? Però è temporaneo, dura circa 3-4 mesi, dopodiché c'è una crescita normale perché non c'è stata una distruzione del bulbo, c'è stata soltanto una caduta del, quindi, del fusto del capello. E quindi in questo caso? In consigliate... questo caso basta solo aspettare, magari si aiuta con delle terapie topiche, quindi qualche unguento, però se si aspetta 3-4 mesi poi ricresce. E anche le donne possono essere colpite. Certo. Sia dall'opecia androcinetica che dall'opecia reata Nelle zone cosa. insomma intime da questa caduta anche, eh, anche. che può essere associata alla calvizia in generale. No, in genere o ormonale, o... sì, in genere ormonale nella menopausa si verifica molto spesso un diradamento. Eh, nei soggetti molto giovani, nei soggetti molto giovani, eh, mi sono capitati alcuni casi, eh, sì abbiamo fatto il trapianto di bulbi piliferi anche nella zona pubblica, con eh. ottimi risultati. Quindi motivi ormonali legati, non so, a disfunzione, disfunzione piuttosto ormonale, che legati a problemi tiroidei. tiroide sì, piuttosto che. Sì. che causano, insomma, la caduta, certo. e per la donna è importante perché si, si sente poco Anche performante in giovane, età, no? in giovane età. Poi, una cosa adesso va di moda la depilazione totale, no? Però una cosa è una scelta personale, è una cosa la natura che ti impone perché hai un diradamento. Viene accettata male dalla, dalla donna questo tipo di problema. E quindi, insomma, l'aiutate anche a vivere meglio insomma, certo, il suo quotidiano. Certo. Dottore, siamo in chiusura. Io intanto Peccato. ne approfitto ancora per ricordare i nostri riferimenti 0963 1976 216 per intervenire in diretta. Noi saremo di nuovo con voi martedì alle 15.30. Parleremo di eh, depressione, attacchi di panico. Eh, sarà con noi un psicoterapeuta. Eh, bene quindi è un tema purtroppo molto attuale. Eh, vi ricordo anche la nostra mail salute.it, il nostro sito www.lacitv.it, i nostri canali Twitter, Facebook YouTube. Seguiteci, potrete, vedere, potrete vedere, rivedere tra pochissimo la nostra puntata su YouTube. Grazie dottore. Grazie a lei. Grazie per Grazie. essere stato con noi. Noi ci vediamo martedì.